Allora, prima giornata del Festival Tra le Rocce e il Cielo, primo giorno di questo concorso esposizione sulla scultura sul legno. Avremo la premiazione il 21 agosto, l'ultimo giorno del festival, e da stamattina alle ore 9 siete qui all'opera al lavoro. Parliamo con uno degli artisti che sta lavorando da stamattina, il signor Enver Rovere. Ci racconti un po' da dove nasce la sua passione e la sua attività. Guarda, io sono nato a Forte dei Marmi e ho frequentato l'Accademia delle Belle Arti di Carrara e dal 58 sono nel Trentino, lavoravo a Trento prima come scultore su marmo però, e dall'81 ho cominciato a lavorare sul legno perché nel Trentino piace di più molto la scultura su legno che su marmo. E allora mi sono dedicato a fare qualche scultura su legno, ne avrò fatte 200 circa lavori. Adesso da qualche anno mi sono dedicato ai simposi, sono stato con lui già 2 o 3 volte e anche con gli altri insieme qua, gli altri scultori. Io ho pochi anni che frequento i simposi di scultura su legno perché prima ho lavorato sempre su marmo e mi piace moltissimo, a dire la verità, perché si conosce tante persone, tanti posti che su marmo non avevo questo piacere, insomma. Dov'è, qual è la differenza per uno scultore lavorare il marmo o il legno? Ma c'è una differenza enorme, perché su marmo prima di tutto non si può fare un simposio in 4 giorni, assolutamente, minimo 15 giorni, 30 giorni. E poi i marmi si dividono in diverse categorie, marmi, graniti, pietre, eccetera, eccetera, e ognuno ha la sua durezza e particolarità di lavorazione. Il legno, anche sul legno adoperiamo cirmolo, tiglio, e diverse qualità di legni, diciamo, diversi, anche l'arice, e comunque è molto piacevole lavorare sul legno, anche questo buon odore che il marmo non ce lo dà. Quanto l'arte e la produzione artistica può essere una risorsa per rivalutare territori come la Vallarsa? Sono molto valide queste diciamo queste organizzazioni, questi simposi, perché tanto attirano molto turismo, diciamo, perché se non il primo simposio, ma poi continuando a farli, sono sempre più frequentati dalla gente che hanno il piacere di vedere questa gente che inizia a fare un lavoro da un tronco di legno e in una settimana riesce a fare qualche lavoro d'arte, diciamo così. Hanno un mercato, il pubblico apprezza, compra? Sì, hanno un discreto mercato, non, magari non sempre, però qualcuno si vende. Sì, qualche volta incontriamo qualcuno che gli piace uno dei nostri lavori, glielo vendiamo anche a sottoprezzo, ma pure dai. Grazie mille. Grazie. Siamo con Emanuele Marchesini, anche lui scultore, anche lui partecipante di questo simposio e di questa mostra premiazione. Come ti sei avvicinato alla scultura e alla scultura sul legno? Allora, la scultura innanzitutto è stato un modo per trovare qualcosa da fare che riguardasse una passione, in particolare sulla montagna. Qualcosa che potesse andare oltre, diciamo, l'ambito lavorativo, o il passare il tempo con gli amici, con tante altre cose da fare, molto spesso inutili. La scultura è un modo per, come dire, esprimersi, per alzare l'asticella sempre di più, puntare un obiettivo, cercare di migliorarsi. Non è solo la costruzione di un'opera, insomma, di una statua, di un oggetto, ma è anche una realizzazione di obiettivi personali. Mi sono avvicinato alla scultura perché principalmente su legno, come dire, mi avvicino alla montagna, che è un ambiente che in particolare adoro. Mi piace, come vedete, lavorare qui nei boschi, in mezzo alle piante, all'aria aperta. Faccio solo legno, mi sono preso un anno sabbatico dal legno, diciamo, per approfondire l'argilla, è un'altra cosa. Il legno è
quel materiale che ti consente di rimanere più a contatto con l'elemento naturale. Girando per le montagne nelle botteghe degli scultori a vedere le loro opere, insomma, magari anche belle da comprare ma troppo costose, ho pensato bene di farmele da me, insomma, di imparare piano piano e risparmiare qualche soldo e me le faccio io. Il tuo rapporto con la montagna attraverso il legno, attraverso il lavoro, la lavorazione del legno, spiegaci un po' meglio come fai a ritrovare la montagna. Beh, la montagna, tantissimi hanno la passione per la montagna, quindi le camminate, le gite, il cercare un distacco da tanta artificialità nella vita. È l'elemento base, diciamo, la materia e la forza. Queste due componenti insieme a, come dire, una tecnica, un'idea, riescono a creare un, come dire, un piccolo ecosistema di lavoro e di operare che permette di vivere, vivere bene, di stare bene, ecco. Per noi neofiti che non capiamo, che capiamo ben poco della scultura o almeno della lavorazione, riuscite a spiegarci brevemente come nasce un'opera d'arte sul legno? Un'opera d'arte, allora, ci sono dei legni, dei tronchi che magari hanno delle forme già particolari, il tipico crocefisso che si fa quando c'è una ramificazione doppia, io peraltro non faccio crocifissi perché arte sacra mi tengo lontano, insomma, però già la forma del legno suggerisce un'idea. Qualora ci fossero dei tronchi cilindrici semplici, si cerca di inventare qualcosa mantenendo comunque un rispetto del volume, quindi utilizzando più legno possibile senza togliere eccessivamente. Si parte da un disegno, da un'idea. Io nello specifico mi faccio un modellino in argilla e poi tramite calibro, insomma, creo sul tronco la scala esatta. Quanto la conoscenza del legno e del tronco può influire nella composizione di un'opera d'arte? Direi che è quasi lo stesso, diciamo così, sia la diversa qualità di legno, c'è quello più dolce che si presta di più a certe rifiniture dei lavori, quelli un po' meno. Ecco, ci sono delle qualità di legni che si riesce veramente a fare anche un viso, diciamo, abbastanza bene. E molti legni non si prestano, per esempio il larice, perché lavorato verso contro verso saltano via delle scaglie che non si riesce a rifinire granché bene gli occhi o le orecchie, diciamo così. Invece il tiglio, il cirmolo sono legni pregiatissimi che si prestano a fare degli ottimi lavori, insomma. Vi ringraziamo, vi auguriamo buon lavoro e in bocca al lupo per la premiazione. Grazie. Grazie. Grazie.